Da 10 anni Ail Rimini propone concerti in ospedale per pazienti, parenti e personale medico. Da 4 anni uno dei concerti organizzati insieme all'Associazione Donatori di Musica si tiene nel lato esterno dell'ospedale Infermi e si chiama Affacciati alla finestra. Io sono particolarmente lieto della riuscita di questo evento perché corona un po' quello che è stato sempre il nostro pensiero nei riguardi della musica a favore dei pazienti, ma non solo dei pazienti, ma anche dei familiari, del personale medico, soprattutto perché sono concerti che noi organizziamo qui in ospedale. Abbiamo iniziato circa 10 anni fa portando la musica nel reparto di degenza di ematologia e abbiamo continuato con la musica nell'hospice, lì dove abbiamo acquistato un pianoforte a coda molto bello, proprio per poter intrattenere i pazienti e il personale con la musica classica. Quindi sono sempre intervenuti degli artisti di fama nazionale, ma non solo, anche a livello europeo molto conosciuti. Quest'anno abbiamo avuto una grande partecipazione del pubblico, anche perché probabilmente avevamo davvero una star nel mondo della musica classica, con Danilo Rossi alla viola e il quartetto della Maderna con i suoi fantastici accompagnatori. E ci hanno regalato emozioni sulla musica di Brahms. E abbiamo visto tanto coinvolgimento sempre maggiore anche da parte dell'ospedale, che si è preoccupato di allestire una sorta di teatro dove normalmente invece abbiamo un parcheggio e un'aiuola all'esterno dell'ospedale, con tanto di palcoscenico, sedie e addirittura anche l'amplificazione che ci hanno offerto. Quindi è meraviglioso vedere tutto questo entourage di solidarietà, di bellezza, di bontà che si crea da, diciamo, il primo scopo, che è quello di donare musica e bellezza per curare attraverso questa forma. Quando è una situazione particolare come questa si sentono delle cose diverse. Ogni concerto è importante, ma portare la musica nei luoghi dove c'è sofferenza, dove ci sono pensieri, dove creare una situazione in cui anche solo per mezz'ora, un'ora, non ha importanza, però cerchi di far sentire qualcosa di così, di bello, è una sensazione bellissima, vuol dire sentirsi utili anche e poi è bello per noi, quindi siamo noi che ringraziamo